Siete pronti? Perché oggi c'è un sacco di roba ed è molto interessante perché si parte dal giornale unico del virus. Guardate che con la nuova direzione di Repubblica da parte di Molinari, un po' di cambio di posizione c'è stato da parte di Repubblica. Gli unici fedeli nei secoli sono quelli del Corriere della Sera, che sono straordinari. Sapete che cosa titola oggi il Corriere della Sera? Titola sulla più grande balla dei prossimi mesi, che è questa applicazione Immuni. Intanto vi segnalo che stanno cercando dei creativi perché non bastano le task force, non basta Colao, non bastano i professori, le Mazzuccato, tutti quelli che hanno in tutto, non basta il ministro Pisano, abbiamo un ministro della digitalizzazione. Stiamo cercando dei creativi perché gli fa orrore l'applicazione Immuni, anche perché non ci dà nessuna immunità l'applicazione Immuni. Ma la cosa straordinaria è che oggi Sole 24 Ore, scusatemi, Corriere della Sera titola così l'app contro i contagi. Fantastico, quindi immaginate che ci siano tutte le cose che riguardano l'app, manco il nome ancora ci abbiamo. Ma la cosa stupenda di questa app che partirà dal 18 maggio, e io ci metto una manina sul fuoco, non altro sul fuoco, che servirà a nulla. Oggi il ministro della digitalizzazione, quella che non è riuscita a farla perché poi dopo ha avuto i suoi esperti, 74 esperti, professoroni, che poi dopo si sono consultati con quelli di Colao e poi quelli di Colao, insomma, alla fine ha deciso Arcuri, che è diventato l'uomo, diciamo, nero di tutte le decisioni importanti di questo paese, con questo suo fare contro i liberisti da salotto, fantastico, come se lui fosse un operaio da ghetto. Beh, insomma, l'app Ammuni, rullo di tamburi, secondo il ministro dell'innovazione Pisa. Beh, insomma, sarà scaricata dal 25-30% e sarà ugualmente buona la sua resa. Cioè, fino a ieri ci hanno spiegato i tecnici che se non l'avessero scaricata il 60% di italiani non sarebbe servita a nulla. Oggi il ministro dice che lo scaricheranno il 25-30% di italiani e dice che la sua resa sarà buona. Ma non basta, il Corriere della Sera, non Babbo Natale, lo stesso giornale che oggi titola in prima pagina sull'app Immuni, ci aveva Colao, l'intervista del Meravigliao. Che cosa ci diceva? Beh, straordinario. Colau ci diceva che questa applicazione dovrebbe avere una straordinaria diffusione, perché se no serviva poco. Corsiera di ieri servirà se arriva in fretta e se la scaricherà la maggioranza degli italiani. Toc toc! Ministro, 25% non è la maggioranza degli italiani. Io dico che è una di quelle altre, però, diciamo, balle straordinarie, ma il dato positivo è che almeno questa non l'abbiamo pagata. Ci sono 76 esperti del ministero, ci sono i 16 esperti di Colao, c'è Arcuri, ci sono le ordinanze, ci sono i giornali, c'è tutta sta balla. Non servirà a nulla! È chiaro, è scritto come era scritto quel genio di Arcuri che dice prezzo di acquisto o di vendita, poi si è incasinato talmente tanto sulle mascherine a 50 centesimi e voi siete tutti contenti perché il popolo di caproni pensa così come Manzoni raccontava tanti anni fa, che i prezzi li definisce un governatore, come quelli del pane del governatore spagnolo di Milano quando mancava il pane, no? E così Arcuri c'ha un genio e dice che serviranno 50 centesimi e se no arriva lui. Poi oggi leggo il pezzo di Giuseppe Marino sul giornale che mi spiega che sapete che cosa succede? Che col cavolo, visto già la GDO che non venderà a 50 centesimi, perché io posso anche comprarla a 37, poi deve essere distribuita, poi deve arrivare, poi c'è la logistica, e poi c'è il supermercato, e poi ci sono le commesse, e poi c'è tutta una filiera che ad Arcuri, sovietico, non è chiara questa filiera, perché lui ha fatto degli accordi e non l'ha neanche ben capiti. Bene, i supermercati della CRAI, ve l'avevo già detto ieri, non la vendono, ce lo racconta Marino, e sapete che cosa fa Arcuri? Fa un accordo con Federfarma, cioè con i farmacisti, e dice: se voi la vendete, voi vendetela a 50, e la differenza tra quello che l'avete, il margine vostro, e quello che l'avete pagata, ve lo diamo noi. Cioè noi! Cioè questo, sapete cosa fa? Lo statalista con il sederino nostro. Chiaro? Cioè fa il fenomeno: le mascherine non possono costare più di 50 centesimi. I farmacisti dicono: ma non riusciamo a vendere a 50 centesimi perché le paghiamo più. E lui dice: no, siete liberisti con il cocktail. E poi dai i soldi ai farmacisti per venderla a 50 centesimi e gli dai i soldi indietro perché loro ovviamente a 50 centesimi non la potrebbero vendere. I farmacisti hanno le loro ragioni. Noi abbiamo le nostre ragioni. Quello che non ha una ragione e non ha capito nulla è der commissario. Oh.
cioè Arcuri, che sembra Falco. Ve lo ricordate Falco, il commissario tedesco? Quello, Der Commissari. Oggi sono due canzoni, Der Commissari, oh oh, di Falco, e poi 10 ragazze per me possono bastare. Perché ve la racconto questa? Perché le 10 ragazze per me, fra un po' le attribuiremo all'altro fenomeno dell'ipocrisia italiana, il presidente della Confindustria Bonomi, ma ve ne parlo dopo. Quindi Arcuri ci rassicura sui 50 centesimi, io ci litigo su tutto, tutti con questi, con il mio amico Telese, con tutti, è il mercato che ci darà il prezzo migliore. E poi dopo si può fare qualcosa contro gli animali, contro quelli che te le vendono a 25 euro, ma l'unico antidoto nei confronti della speculazione è liberalizzare, dare al mercato la possibilità, permettere alle aziende italiane di non aspettare 6 mesi dall'INAIL per produrre le mascherine. Questa è la soluzione che spiega molto bene il presidente della Friedman Society oggi sul giornale, che ovviamente sfotte Der Commissari. Oh, i ragazzi che mi seguono, perché ci sono tanti ragazzi un po' più giovani che mi seguono, dovete andare su YouTube e dovete vedere Falco, che era uno degli anni 80, che era già ridicolo come Righeira, con tutto il rispetto, negli anni 80, e faceva, era un tedescone che faceva questa canzone unica, penso, che si chiama Der Commissari. Dovete guardarvelo. L'altra cosa stupenda, l'altra qualcuno che dice Silvia 0,96, in Spagna si sono messi d'accordo con i produttori, 0,96, mentre noi in Italia siamo sempre più fichi di tutti perché noi abbiamo Arcuri. Bene, nel frattempo l'altra cosa, Bertoldi è quello dell'istituto Friedman, che fa un bellissimo pezzo oggi sul giornale, che questa cosa da giornale liberale, come qualche volta ci ricordiamo di essere, lo fa. C'è un'altra vicenda che secondo me è straordinaria, è la vicenda del MES, sulla quale io sono dell'idea che se qualcuno mi dà dei soldi a tassi zero, mi dà dei soldi in un momento in cui noi siamo a fame di soldi, io li prendo da chiunque, anche da Barabba prendo i soldi. Però aspettate un secondo qua, che abbiamo dei problemi sulla diretta. Bene, adesso mi ritrovate. Allora, l'altra cosa stupenda è questa vicenda del MES. Beh, sulla vicenda del MES oggi, imboscato a pagina 102 di Repubblica, no, sto scherzando, non è certo pagina 102, c'è la seguente notizia. MES, spunta la sorveglianza rafforzata di Commissione Europea e Banca Centrale Europea per coloro che utilizzano i prestiti MES. Allora però mi dico, non ce la state raccontando giusta, ma non è che... Oddio, qua che cosa sta succedendo? Scusatemi, oggi sto litigando. Cosa sta succedendo? Per quale motivo fino al giorno scorso tutti i grandi europeisti ci hanno detto non c'è problema, così come ci hanno detto che sulla Grecia non c'era problema, poi abbiamo scoperto tutto quello che c'è. Cioè, un'operazione di verità tra gli estremisti che dicono no, l'Europa uscire, e gli estremisti europeisti che dicono l'Europa è fantastica, prendiamo il MES, non ci costerà nulla, ci vorrebbe. Perché se io oggi vengo a scoprire che c'è una sorveglianza rafforzata della Commissione e della BCE, beh, io vi posso assicurare che un po' di sola dietro a questa roba ce la vedo, chiaro? Insomma, raccontiamola bene. Adesso ci sarà una trattativa, vedremo se la riusciremo a togliere. Io sono dell'idea però di non prenderci per i fondelli, quindi se c'è una sorveglianza, come c'è scritto oggi nelle pagine, nella bozza degli accordi per cambiare il MES, beh, insomma, se c'è una sorveglianza da parte della Commissione e della BCE, io con la Lagarde e con questa commissione fatta da Ursula tanti patti non li farei da questo punto di vista. Beh, insomma, l'opposizione nel frattempo che cosa fa? La Lega occupa l'aula e fa bene, perché in questo momento, come dicono tutti i costituzionalisti, dal primo all'ultimo, tranne qualcuno, Tesauro è uno di questi, ma non è solo, però insomma anche la Presidente della Corte Costituzionale, prima di essere stata silenziata, tutto sommato dicono ragazzi non si può continuare a pensare che si va avanti con dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che non hanno nessun valore giuridico, ma comunque, la Lega occupa l'aula, ma io dico anche questa opposizione, Meloni non la vuole occupare, ma invece fa la manifestazioncina da sola davanti all'aula. Berlusconi, diciamo che invece ha questo taglio istituzionale, però è questo un po', come vi posso dire, un po' un'idea di un'opposizione in grado di trovare una soluzione a Conte? Non c'è. Cioè qui, voglio dire, è talmente palese che Conte, lo raccontava ieri Sorgi bene, ma lo penso anch'io oggi, beh, insomma, Conte rischia di essere la soluzione a se stesso se questa opposizione dà il senso di andare in maniera così disparata avanti. Un bellissimo articolo oggi di Dario Fortin sull'Avvenire,
Professor Fortin, ve lo segnalo, perché qui c'è un'altra cosa su cui ci stiamo abituando. Noi ci stiamo abituando, io lo dico alle persone più giovani che ci ascoltano, assembramento non è una parola del nostro gergo. L'assembramento, e io non sono giovane, è una parola del vecchio regime dittatoriale. L'assembramento è semplicemente la nostra socialità, è stare insieme, vicini, attaccati, abbracciarsi, toccarsi, che non sono delle cose sbagliate, sono delle cose sacrosante. Stiamo costruendo un mostro per cui oggi il distanziamento fisico necessario per evitare che ci si contagi è diventato distanziamento sociale. La tesi giusta di Fortin è: non chiamiamolo distanziamento sociale, perché non c'è nulla di più bello di vivere in società. E lo dice un individualista sfrenato come il sottoscritto. Io sto consumandomi della mancanza di socialità, di non poter vedere la mia famiglia, di non poter abbracciare i miei cari, di non poter andare a un bar, di non poter vedere una persona accanto a me. Questo, se non riusciamo a capire questa roba qua, non usciamo da questo virus, cioè ci ammaliamo qua dentro. Nel frattempo ha ragionissimo oggi il titolo del Sole 24 Ore, è l'unico che ci pensa, perché questi fenomeni, Colao, Meravigliao, stanno pensando a tutto, alle mascherine, tutto con questa loro logica per cui siamo noi che decidiamo e tutto andrà a posto, soltanto perché lo decidiamo noi. Beh, nei trasporti pubblici sarà un caos mostruoso. Quando il 4 maggio almeno 2-3 milioni di persone riprenderanno a lavorare, non perché gliel'ha concesso Colao, o non perché gliel'ha concesso Conte, ma perché si sono ripresi un diritto, perché se no gli avrebbe fatto un culo così a questo governo, che non si può permettere di tenerci ancora gli arresti domiciliari. Però si permette di dare le regole. E le regole, sapete su cosa le fa? Sui trasporti pubblici. E i trasporti pubblici chi li gestisce? Comuni e regioni. Che si faranno un mazzo così, sarà l'inferno! L'inferno! E non ci vuole Colao Meravigliao per pensare e capire, non ci vuole Arcuri, non ci vuole Conte, non ci vogliono le task force per capire che se i mezzi pubblici, laddove funzionavano ed erano pieni nell'ora di punta, saranno un inferno! Ma un inferno che non vivono questi signori. Uno sta a Londra, Colao, Arcuri sta qua col suo autista che lo porta a fare 50 metri di strada per arrivare a Palazzo Chigi. Insomma, sono tutti tranquilli loro potranno usare la bicicletta. Abbiamo! Giuro, non è una barzelletta, sui giornali di giorni scorsi il ministro ha detto che vuole fare la defiscalizzazione dei pattini. Io vado sempre col monopattino, me ne sbatto, ma secondo voi col monopattino, quello che abita a 8 km dal centro, ma come va col monopattino defiscalizzato? Io vorrei che mi defiscalizzassero il Dom Perignon, io vi giuro, io sono alla richiesta, toc toc! Ministri, Colao, dovete defiscalizzarmi Don Perignon, perché io non ce la faccio più a bermi da San Pellegrino. Non ce la faccio più. Non riesco a capire perché voi non mi stiate defiscalizzando il Don Perignon. Mi volete il Veuve Clicquot e facciamo il Veuve Clicquot. Ferrari, ma no, Ferrari lasciamo perdere. Facciamo i monopattini. Defiscalizziamo i monopattini e le biciclette. Perché noi senza dompe e senza biciclette, ma noi come facciamo a vivere? Siamo morti. Noi siamo qua, oggi c'era un pezzo del Quotidiano Nazionale che ci raccontava come sta i 23 chilometri di piste ciclabili che fanno a Milano, ma è ovvio che fanno le piste ciclabili, è giusto, perché dopo che ti sei fatto una boccia di Don Perignon, ma vuoi andare in macchina? Ma no, o c'è l'autista o c'hai il monopattino elettrico, è la cosa migliore da fare. Vabbè, poi sulle 150.000 persone che si sarebbero andate in terapia intensiva, è straordinario, perché io ieri vi avevo detto, senza aver letto i dettagli di questa ricerca, che mi sembrava una minchiata. 150.000 arriveranno in terapia intensiva a giugno se aprite tutto, e questo lo dice l'Istituto Superiore della Sanità. Ieri lo manda Casalino ai giornali in maniera Casalino o chi per lui, perché attenzione, dovete stare a casa se non morite tutti. È una fake news fatta da Palazzo Chigi e dai suoi consulenti. Oggi, se voi vedete Cagnoli, straordinario signore che è libero, si mette a guardare i numeri, oggi li pubblica il giornale. Questo rapporto dell'ISS prevede che in Italia vivano 150 milioni di persone, cioè 150 milioni di persone. E la cosa è molto semplice, perché hanno visto i dati, i Cagnoli, che cosa ha fatto? Ha detto: quante persone sono andate in terapia intensiva ai massimi in questo periodo in Italia? E quanti si sono ammalati? Allora, 10 si sono ammalati, uno è andato in terapia intensiva, che non è uno, è meno di uno. Beh, questo rapporto, diciamo, dovrebbe portare
immaginiamo un sacco di malati a 150.000, dovrebbero essere 150 milioni, cioè il peggior scenario, che peraltro è il peggior scenario, prevede 150 milioni di italiani, toc toc, Istituto Superiore della Sanità, a calci nel sedere vi dovremmo mandare a casa, a calci nel sedere, invece siete là con Arcuri, con Colau no, perché grazie al cielo sta a Londra al parco dove lui può stare, ma straordinario. Oggi poi dite, Porro sei un pazzo, no non sono un pazzo, oggi vi dovete leggere l'intervista di Remuzzi. Remuzzi non è Nicola Porro, non è un negazionista, è il direttore del Mario Negri, che dice il dossier segreto che ieri tutti i giornali hanno pubblicato dei 151.000 è falso, sovrastima gli italiani, lo dice Remuzzi sul Corriere della Sera. Ovviamente ieri il Corriere della Sera aveva in prima pagina questo rischio di 150.000 e oggi la smentita di Remuzzi arriva a pagina 22, ma dice delle cose stupende. Non riesco a capire perché il governo invece di chiudere non abbia gestito le nuove emergenze, i nuovi ospedali, non faccia dei piani su quello. Dice è giusto riaprire, dice il direttore del Mario Negri, che non è l'ultimo sfigato, è un professore serio, uno che non vuole mettere paura agli italiani per giustificare in questa maniera i loro arresti domiciliari. Leggetevelo Remuzzi, non, guardate, lasciate perdere la zuppa, lasciate, oggi dovete solo leggere il pezzo di Remuzzi, giusto riaprire, i rischi maggiori oggi si chiamano povertà e conflitti sociali che nascono da questi arresti domiciliari. Adesso siete troppi qua in diretta, troppi, dovete tutti andare a leggere Remuzzi, tutti, non vi comprate il Corriere della Sera che è totalmente inutile oggi perché leggete in pagina 1 non Remuzzi ma ovviamente l'app Immuni. Poi sul decreto di aprile è stupendo, sapete il decreto di aprile che doveva dare gli 800 euro, tutta questa roba qua, la liquidità, uscirà a maggio. E poi quello di marzo è uscito, l'unica cosa che ha fatto, ha dato 600 euro e 500.000 persone ancora 600 euro non l'hanno ricevuti. Sapete quanti prestiti, dice il Sole 24 Ore, oggi sono stati concessi alle aziende di 25.000 euro? 28.500 domande, su 4 milioni di aziende solo 28.500 aziende l'hanno prese. Capezzone oggi poi sulla Verità scopre una cosa stupenda, hanno fatto la nuova task force, zitti zitti, hanno fatto la nuova task force, sapete a cosa serve? Per sbloccare i soldi che hanno pensato il Parlamento, che Conte con le sue task force ha fatto nei decreti, cioè Conte fa i suoi decreti, sente le task force come farli, fa il decreto e poi ci sarà una task force che dovrà occuparsi di come sbloccare i soldi che sono stati finanziati dai decreti che non funzionano, una nuova task force, cioè Capezzone è straordinario, ce lo ricorda oggi sul giornale. Fantastico, poi fatemi dire questo Sole 24 Ore di oggi. Vi dico la tripletta del Sole 24 Ore. Bonomi, Tamburini, ma ragazzi, ma non esageriamo. Cioè, va bene essere di sinistra, ma così si muore. La nuova economia, ce la spiega Marianna Mazzuccato, consigliera di Conte. La consigliera di Conte è nella task force anche di Palazzo Chigi, ci dice che la soluzione è avere più Stato nell'economia. Poi abbiamo Michele Lupo, Mario Lupo, persona molto seria, che ci dice servirebbe una nuova IRI, sì, e ci mettiamo Arcuri magari a guidarla, perché questo Lupo è il problema, tu fai una nuova IRI e che ci metti Arcuri a guidarla. E poi Nicola Zaccheo, presidente dell'ATAC, scusatemi, dell'ENAC, non avrei mai pensato di diventare così keynesiano, cioè abbiamo il giornale degli industriali che dice vogliamo più Stato, più controlli, più burocrazia, più regole, vogliamo più Stato, il giornale dei confindustriali. Ma che credibilità c'ha Bonomi quando fa il fenomeno contro il nuovo presidente della Confindustria, detto anche Lucio Battisti, gli piacerebbe. 10 ragazze per me, oggi su Repubblica, sapete quanti vicepresidenti c'ha Bonomi? Come Battisti, 10 vicepresidenti. Presidenti, cioè la Confindustria rompe le balle alle task force, alle task force 10 persone, 20 persone, 30 persone, a casa sua che cosa fa? Da 10 medagliette, 10, non solo dopo una settimana che diventa presidente della Confindustria si fa dare lo stipendio dalla Fiera di Milano di cui diventa presidente, fantastico, cioè uno, vabbè, non ha un'azienda quindi forse non sapeva come campare, ma diventi presidente della Confindustria, ma tu non puoi dopo una settimana diventare anche presidente dell'ente fiera nominato chissà da chi, e qua l'elicottero, spero che non se la prenda con me. Sui ristoranti, bellissimo il pezzo sulle riaperture e tutto quanto di Gervasoni, l'ultima cosa che vi segnalo, quando Gervasoni dice quello del ristorante, a differenza del fast food che sarà sanificato con le mascherine, tutto quanto, sarà perfetto, ma ricordatevi che quello del ristorante è un grande gesto borghese, quello delle trattorie, quello un tempo delle latterie a Milano, quella delle bettole, chiamatelo come vi piace, che forse andrà scomparendolo, difendiamolo fino alla morte. Domani
domani sera, dopo il film Contagion, che è un film che porta sfiga, vedremo, ci sarà un Matrix che parlerà, più che di Contagion, parlerà insomma in maniera alla Matrix, un Matrix speciale, di come si affronta in maniera diversa, come si vede bene nel film, il virus a seconda del paese in cui ci si trova. Ciao!